due anni. Sembra un'infinità. Due anni per capire chi sono. Due anni per capire cosa voglio dalla musica e cosa lei vuole da me. Due anni per capire cosa nella mia vita conta davvero. Due anni di ricerca e di lavoro su me stesso. Due anni per cambiare, tornare indietro, andare avanti, migliorare come persona e come artista, ma soprattutto come essere umano. Due anni di lavoro e di ricerca introspettiva per capire realmente chi sono. Due anni per riuscire a trovare un'alchimia tra due me, l'io Arnaldo, l'io Ainé, come se fossimo due persone nello stesso corpo. Ci siamo scontrati così tante volte che ormai ho perso il conto, rischiando di buttare tutto all'aria. Con Hangover è stato come resettare, è stato come svuotare il cestino e riniziare da capo. Benvenuti in Alchimia. Una linea che insomma facesse dimenticare il passato e desse spazio al nuovo progetto Ainé, al mio nuovo Ainé come persona, come essere umano, come musicista. Ha voluto appunto chiudere con il passato e riniziare da lì. Infatti il discorso finale che c'è durante la canzone non è stato fatto apposta, è stato diciamo preso dal mio telefono e messo dentro la canzone, perché io avevo registrato quel discorso perché durante una serata in cui insomma mi sentivo così, quindi comunque non al top, mi registrai proprio perché mi sono detto poi un domani che starò meglio voglio sentirmi e capire cosa ho passato, quindi insomma sono molto legato a questo brano. Ciao, ti ricordi di me? Mi sa di no. Che non esco, se lo so. Sto cazzo di freddo non se ne va mai. Allora, Luce Accesa è stato un amore a prima vista, perché quando mi ha inviato questo beat il mio produttore, il produttore dell'EP, Pasquale Strizzi, aka Quale, e è stato veramente un amore a prima vista, perché è uscito subito la melodia, mi ha mandato sto beat, io sono impazzito, ho scritto subito la melodia, ho chiamato subito Davide Shorty, ho detto bro dammi una mano, scriviamo insieme il testo, e con lui insomma è uscito questo brano meraviglioso che io adoro. Lasciami la luce accesa. Mi sono chiesto mille volte come ho fatto a non vedere oltre. Per farmi vedere forte ho messo mille maschere. Il brano racconta appunto, dato che è stato scritto il testo in un periodo pandemico, racconta un po' tutte le sensazioni e i pensieri che ci passavano un po' tutti nel cervello quel periodo assurdo, quindi la voglia di un abbraccio, di lasciare una luce accesa in un periodo buio, insomma era un po' questa la speranza, quindi è un brano di speranza alla fine. Non mi dire dai tu. E mi dire che non so.
A fuoco, già dal titolo si capisce che insomma è stato un brano scritto in un periodo non proprio uno dei migliori periodi della mia vita che ho passato, quindi insomma dentro ci sono tutte le frustrazioni, le paure, le ansie, pensieri un po' insomma contorti, quindi è un brano in cui volevo far percepire questa cosa al pubblico, però nonostante questo, come tutto l'EP, come tutti i miei brani, c'è sempre una speranza, c'è sempre una luce accesa, ritornando al brano di prima, ovvero c'è sempre una voglia di riemergere, perché comunque siamo qui a fare cose belle, quindi insomma non ci fermano questi pensieri, queste paure, quindi insomma anche A Fuoco è un brano tosto a cui sono molto legato e che non vuole far perdere appunto questa voglia di riemergere, cioè sto affogando ma comunque ho avuto la forza insomma di riemergere e tuttora ce l'ho. Fuoco outro, dalla parola proprio outro, sarebbe stata una cosa che sarebbe dovuta durare diciamo un tempo limitato, mentre è strano che un outro duri 3 minuti, però è successo questo, che io avevo trovato questa linea melodica. Ci è piaciuta così tanto che io ho detto: senti frate, ho detto sempre a Pasquale, ho detto perché non facciamo diventare questo un ritornello e ci mettiamo dentro ospiti. Ho fatto sentire subito il brano a Sissi, che è una delle mie diciamo cantanti della nuova generazione sul soul R&B, una delle mie preferite, proprio una soul sister, una super soul sister, e gli ho fatto sentire il brano ed è impazzita, abbiamo scritto insieme la melodia e lei ha scritto il suo testo e per me è stata veramente una chicca in quel brano. Spengo tutto ciò che ho nella testa, senza il peso che tutto finisca. Ora non piove più nella mia camera, ma in fondo è stato meglio così. Poi dopo Sissi insomma abbiamo pensato, vabbè qua sarebbe figo un rap qua là, con tutto l'amore che io provo per Napoli e tutta la cultura napoletana, ho detto chi meglio di Clementino può spaccare tutto su questo brano. Abbiamo mandato il brano a Clementino, ce l'ha mandato indietro e praticamente lui ha fatto una mitragliatrice, non è stato un rap, quindi ci ha spaccato in due a tutti ed è uscito veramente un pezzone secondo me, quindi molto contento di questo brano. Di curtino tipo divertente, perché solo piglia divergenza, tutto creare meet up, due follower che la caccia vista, fratamento scorto, troppi ricordi rindati il cervello, prime gara fatti da sta zona, tu Chicago Bulls, tutta Barcellona, chi ne buca cop, o fuma brucia, solo veri pop, mezzo a tanti giusci, si poteva fa, la tua mestiere, hai scelta strada che mi fa guerriere, pensi in grande, sai capito, sbanda, corro come un marme, mai toccata un'arma, perché a musica frate trasforma e vota, ridasti quartiere, gettuate no, e non importa più.
Flash è forse il brano più tosto del disco, sia per sonorità che di mood. C'ha queste sonorità un po' più moderne, un po', se vogliamo, verso la trap, con il quale non vado proprio moltissimo d'accordo. Però infatti il brano all'inizio era nato con un arrangiamento un po' più soul, un po' più R&B. Poi quale me l'ha fatto riascoltare, riarrangiato da lui, e me l'aveva appunto un po' stravolto su queste sonorità. All'inizio infatti un po' ero restio, ero un po' spaventato, non è che mi facesse impazzire, a dire la verità, all'inizio. Che ne sarà di me, proprio non saprei, di quei problemi esistenziali dei miei. È troppo tempo che ci provo e trovo soltanto polvere, soltanto polvere. Però vedevo che insomma piaceva a tutti. Poi piano piano ho detto, sai che c'è, fammi entrare un attimo pure in questo mondo, perché comunque il mio cantato non era assolutamente trap, anzi era super soul, tutte le melodie, falsetti. Quindi questa cosa di mischiare il soul con la trap in Italia, in italiano, ho pensato, beh, non è che lo fanno in tanti, non è che è successo spesso questa cosa, quindi magari potrebbe essere una cosa nuova, una cosa figa. Alla fine ho detto, ci sta, cioè, ho messo la melodia, tutti i falsetti e tutte le cose, e vedevo che funzionava. Poi per questo brano abbiamo chiamato forse uno dei più tosti, uno dei più bravi liricisti che abbiamo, che è Enzi, nell'hip hop, proprio nel rap in Italia. E gli ho fatto ascoltare il brano, gli è piaciuto molto, ha buttato giù queste rime da paura, il testo bellissimo. E oggi più l'ascolto e più mi piace. Forse è uno dei brani che mi piace di più dell'EP, per assurdo. Invece ero partito proprio come totalmente tutto l'opposto. Marte è tosto, diciamo, è uno dei brani a cui sono più legato, perché è stato scritto veramente in momenti differenti, ed è un brano che ha unito più menti, più anime, più cuori, più teste. Infatti questo brano l'abbiamo scritto, il testo e la melodia, insieme a Serena Brancale, Davide Sciorti e Sensu Si. E nel testo abbiamo unito tutte le nostre paure, i nostri pensieri. Comunque era un periodo particolare, e tutti almeno una volta nella vita ci siamo guardati e abbiamo pensato che una volta nella vita saremmo voluti essere in altri posti, in altre dimensioni, in altri mondi, in altre circostanze. Quando ti lasci andare, che sono te ti troverai, quanto ti mancherei, quanto basta per stare da sola, non sono poi così forte, forse sempre, mentre il resto non ce la fa. Quindi anche questo comunque è un brano riflessivo che rispecchia un po' la nostra generazione, il nostro lavoro, insomma, a volte il voler scappare, il voler andarsene, il voler fuggire un po' da tutti i problemi della vita, da quello che abbiamo, da quello che la vita ci dà, dalle difficoltà che la vita ci dà. Però anche questo brano, nonostante tutte le difficoltà, rimaniamo sempre solidi dove siamo, sempre forti, e andiamo avanti nonostante appunto tutte le difficoltà. E Serena è stata meravigliosa in questo brano, quindi non riesco a pensare a un'altra voce al di fuori di lei che potesse dare così valore anche alla parte del bridge che ha scritto lei, e al sax di Daniele Germani, che è uno dei miei sassofonisti preferiti. Quindi insomma è stata una gem, un'unione di talenti questo brano, ed è quello a cui veramente sono più legato dell'EP.
Portami da bere amore, basta che sia forte. Ho bisogno di nuotare in mezzo alle mie colpe. Per gli stronzi è un po' più facile aprire le porte. Assenzio è un brano che parla da sé, perché il ritornello appunto di più, so di meritare molto di più, vuol dire questo, è un po' il fulcro del brano. Questa voglia di volere sempre di più, di pensare di meritare di più, di voler andare sempre più avanti, sempre oltre. Questo è un pensiero che mi ha un po' ossessionato durante la mia vita, nel mio passato, e mi ha anche tolto tanto, a volte mi ha anche rovinato. Credo che oggi ho la consapevolezza, la maturità di conoscere i miei limiti. Tutti dobbiamo conoscere i propri limiti e non stare sempre in cerca di qualcosa che non hai, ma piuttosto di essere contenti e di preservare quello che hai, è una cosa fondamentale. E poi Tormento, che posso dire per me? Torme è una leggenda, sottotono, super vero hip hop anni 90, proprio siamo fratelli, posso chiamarlo amico, cioè ci sentiamo spesso e siamo fan l'uno dell'altro, quindi per me è stato veramente un onore averlo con me qui. Con questo sei Anderson Paak, però. Bene, bene. Non mi cambieranno più. Faccio quello che... Ma contro di me, sarà, eh?